Ben ritrovati a tutti ragazzi in questo nuovo video. Parliamo di pallacanestro maschile, semifinali, Francia batte Slovenia e Stati Uniti battono Australia. Andiamo per gradi, partiamo subito con gli Stati Uniti. Un bel Kevin Durant, ma anche Devin Booker, insomma, veramente hanno l'imbarazzo della scelta. Tatum, Middleton, Adebayo, insomma. Avete capito già da voi che è uno squadrone, ma è uno squadrone nel momento in cui inizia a giocare di squadra, in cui inizia, perché secondo me il peggior nemico degli Stati Uniti sono gli Stati Uniti stessi. Perché fino a quando comunque loro hanno giocato individualmente, dormendo, tra virgolette, un pochetto, la partita è stata comunque lì lì abbastanza equilibrata, diciamo così, ma nel momento in cui, e questo è successo anche nelle altre partite, nel momento in cui gli Stati Uniti si svegliano ed iniziano a giocare seriamente, cala il buio, scende il buio per gli avversari, qualunque essi siano, e si riproporrà in finale la prima partita di questo torneo olimpico, ossia Francia-Stati Uniti. Praticamente si chiuderà come con la stessa partita con la quale si è aperto questo torneo per la Francia e per gli Stati Uniti. Ma dicevo, Devin Booker 20 punti, Kevin Durant 23 punti, dall'altra parte invece il migliore a livello realizzativo è stato Patty Mills, come spesso accade, e anche Dante Exum con 14 punti, ma non basta. Lo strapotere, poi, una volta che inizia a giocare seriamente, ripeto, gli Stati Uniti, la nazionale degli Stati Uniti è veramente qualcosa di formidabile, ma del resto, con quei giocatori, hai l'imbarazzo della scelta, ma è proprio questo che potrebbe fregarli e può fregarli in alcune circostanze. Hanno talmente tanti giocatori che potrebbero andare in confusione loro stessi, potrebbero non giocare da squadra, come è successo in alcuni frangenti e come è successo con la Francia al loro esordio, è la partita di esordio degli Stati Uniti. Hanno sì giocato comunque contro una squadra forte che infatti la ritrovano in finale, quindi significa che è una squadra bella tosta e vedremo poi come hanno vinto il match contro la Slovenia. Ma ripeto, cioè, gli Stati Uniti comunque anche con la Francia non è che abbiano brillato, anzi, hanno perso e hanno perso male a livello di squadra proprio. Non hanno giocato da squadra. Ma nel momento in cui iniziano ad ingranare, veramente cala il buio. Cala la notte per gli avversari, qualunque essi siano. Quindi, Stati Uniti che comunque meritatamente, in ogni torneo nel quale essi sono presenti, partono ovviamente da favoriti e vanno meritatamente comunque per il talento che hanno in finale battendo l'Australia. Nell'altra semifinale, invece, Francia-Slovenia, c'è stata una partita. Un match punto a punto fino all'ultimo secondo, praticamente, dove Batum fa una giocata veramente clamorosa, stoppatona sul tabellone all'ultimo secondo e Francia che si porta a casa il match. Ma andiamo a vedere quarto per quarto. Il primo quarto lo chiude in vantaggio comunque la Slovenia di 2 punti. Si va al riposo sempre con la Slovenia in vantaggio di 2 punti. Nel terzo quarto c'è l'accelerata della Francia che mette a segno un parziale di 29 a 21 e quindi si ritrova sopra di 6 punti. E la Slovenia nell'ultimo quarto si rifà sotto con un bel Luka Doncic, ma non uno straordinario Doncic. Se avessimo visto il Doncic che veramente stellare, probabilmente questa partita se la sarebbe portata a casa la Slovenia, ma comunque c'è anche da dire che la Slovenia giocava contro la Francia, quindi non è che stesse giocando contro il Mozambico, quindi con tutto il rispetto, sempre che abbiano una squadra di pallacanestro, una nazionale di basket.
E ultimo parziale, quarto quarto per la Slovenia, 24 a 19, ma non basta. Hanno la grossa occasione proprio nell'ultima azione, ad un secondo, 2 secondi dal termine, gran penetrazione in mezzo, al centro, ci si appresta per un comodo tiro da 2 punti, semplicemente da appoggiare al tabellone e lì probabilmente sarebbe finita, sarebbe servito un miracolo alla Francia poi per vincere il match. Il punteggio sarebbe stato 91 a 90 per la Slovenia. E invece cosa fa Batum o Beitum o Batum, ditelo come volete. Fatto sta che è lui che salva il culo, se possiamo dire così, alla Francia. Stoppatona clamorosa, ma lo ha dimostrato già comunque in NBA che è un giocatore forte, affidabile, magari un giocatore non troppo appariscente in alcuni momenti, ma è un giocatore che poi, se ti fa queste giocate, altro che non è appariscente come? Cioè, veramente esplode la panchina della Francia, si alzano tutti in piedi, si sentono urla perché ha fatto una giocata clamorosa. Certo, nulla batterà secondo me la stoppata di LeBron nei playoff di NBA, nelle finals, o meglio, nelle finals contro Golden State, la ricorderete tutti, forse almeno, tutti almeno una volta l'avete vista, ma questa di Batum è un qualcosa di clamoroso perché arriva a un secondo dal termine e va a salvare cioè, un canestro praticamente fatto che avrebbe dato al 97%, al 98% la vittoria alla Slovenia. Quindi, se non l'avete visto, andate, se non l'avete vista, andatela a rivedere assolutamente. Quindi, grazie. La Francia deve ringraziare Batum, ma comunque è una squadra che gioca da squadra e che non ha tutto il talento che ha gli Stati Uniti, ma che gioca da squadra. E quindi vedremo questa grandissima finale, ovviamente la favorita del torneo olimpico arriva in finale, sto parlando degli Stati Uniti ovviamente, ed anche la squadra che doveva contendersi la medaglia d'oro, o quantomeno doveva alla vigilia contrastare gli Stati Uniti per la medaglia d'oro, arriva in finale. Quindi pronostici azzeccati, mentre per la medaglia di bronzo sarà Australia contro Slovenia. Io non nego che tifo per la Slovenia, anche oggi ho tifato Slovenia, ma purtroppo sono rimasto, diciamo, con l'esultanza strozzata in gola, sia per ma tifo Slovenia sia per quanto riguarda Doncic, perché è uno dei miei giocatori, se non il mio giocatore preferito, sia proprio per la Slovenia come paese, come cultura, proprio perché mi stanno simpatici, e sì, ovviamente non lo nego, ma sono onesto perché giocavano contro la Francia, che tra l'altro ci ha fatto fuori, e poi è pur sempre la Francia, ma un po' di sane gufate, sfottò comunque ci stanno, basta che poi non si trascende in insulti e ipocrisia, e ipocrisie varie, insomma, quindi mi avete capito. Quindi, grande finale, non vedo l'ora che arrivi. E ditemi qui sotto nei commenti come avete visto le quattro semifinaliste e il vostro pronostico per la finale, sia per la medaglia d'oro sia per quella di bronzo. Questo video termina qui, lasciate un mi piace se vi è piaciuto ovviamente, iscrivetevi al canale che non costa nulla, sempre se volete, non forzo nessuno, sia mai. E attivate la campanella ovviamente per non perdervi i miei nuovi video, contenuti, e al prossimo video buon proseguimento a tutti!